se è vero che ogni violino, quello che lo costruisci, quello che sente dentro lo trasmette al violino, domani chissà che suono farà il mio, no? Dal molo Favaloro, Lampedusa al carcere di Opera, Milano, il viaggio dei barconi dei migranti continua. Qui il loro legno prenderà nuova vita e forma. Chi ha commesso una colpa e quindi il nostro ospite deve ricostruire la sua vita futura. Così come questi legni, che hanno visto a loro volta sofferenza, diventeranno strumenti musicali. Un legno intriso di sofferenza e speranza, come il carcere. Viaggiavano 70 persone nella barca e i bambini sono messi in quelle stive. E quando le barche si rivoltano, muoiono intrappolati. Questo legno che arriva è un legno pieno di sofferenza. Ci hanno dato questa occasione di imparare un mestiere. Qui dentro è fondamentale. Un primo violino ha già risuonato davanti a Papa Francesco con musica composta da Nicola Piovani. Altri violini, viole e violoncelli saranno ora costruiti nel laboratorio di Opera. Esco dalla cella la mattina, stacco la spina e vengo qua, mi concentro a questo pezzo di legno. A convivere con tante nazioni insieme non è tanto facile, no? Ma non è neanche impossibile.